Dichiaro chiusa la votazione. 444 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Adesso andiamo alla votazione dell'articolo 9. Dichiaro aperta la votazione. Lo Monte, Di Lello, Monchiero, qualcun altro? Ermini, Occhiuto, Folino, Biancofiore, Lauricella, Micillo, ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 435 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, chiederei alla rappresentante del Governo i pareri sugli ordini del giorno. Prego. Sì, grazie Numero 1, Presidente. Segoni. Favorevole con riformulazione. A definire, si toglie più nel dettaglio, quindi anche in successivi interventi normativi, i tempi del procedimento di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica, anche perché i 120 giorni richiesti nell'ordine del giorno sono già contenuti nell'emendamento 4.52 che è stato approvato. Ordine del Due giorno Matarrelli. Matarrelli numero 2, favorevole con riformulazione. Impegna il Governo a prevedere nel regolamento di cui all'articolo 3,1 che siano meglio specificati, eccetera, eccetera. Carrescia. Favorevole con riformulazione, impegna il Governo a valutare la possibilità di definire protocolli con i produttori di cosmetici e poi a seguire come Quattro formulato. Marzano. Favorevole. 5 Prodani. 6 Favorevole. Ricciatti. Favorevole con riformulazione, aggiungiamo impegno al Governo a valutare la possibilità di intervenire attraverso ulteriori iniziative normative per integrare il contenuto, eccetera, eccetera. Rizzetto. Favorevole 8 Ah, bu 8 Busto. favorevole. E 9 Terzoni. Favorevole con le seguenti riformulazioni: a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di individuare e si prosegue fino a uomo. E lo stesso al secondo capoverso: a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di individuare e si prosegue fino alla fine. Grazie. Allora, 1, Segoni, favorevole con riformulazione.